Sì, guardi, grazie Presidente. Molto brevemente, chiaramente per non ripetere ciò che hanno detto chiaramente i consiglieri che mi hanno preceduto, ma soprattutto volevo innanzitutto dire che ho condiviso già stamattina in commissione quanto rappresentato dal consigliere, nonché presidente della commissione mobilità, Enrico Stefano, per quanto riguarda appunto le modalità di come sono arrivati questi debiti fuori bilancio. Tra l'altro, insomma, si vede benissimo dalle lettere pervenute del segretariato alla commissione, arrivate il 24 con richiesta di parere il 28 con ben 4 giorni di feste proprio vere, perché il 26 è festa, 27 è domenica, ecco, questo è quanto. E quindi volevo anch'io aggiungermi a quanto detto dal Presidente Stefano. Inoltre, volevo cogliere l'occasione, perché tanto qui è chiaro che parliamo di questi debiti fuori bilancio, ma il pensiero non può che andare a tutta la situazione di Roma metropolitane. Io ho sempre detto che ho conosciuto delle professionalità molto importanti, molto interessanti, senza le quali molte cose, molti progetti non sarebbero andati avanti. Perché voglio dire, non tutto è da buttare di questi contenitori, dove appunto ci sono diverse persone che hanno portato avanti dei progetti importanti per Roma. E detto questo, come detto questa mattina in Commissione Mobilità, allora mi interrogo su quella delibera che, se non erro, è la numero 79, che votammo nel 2019, e mi chiedo appunto, in quella delibera noi abbiamo dato delle indicazioni, diciamo una delibera, come ho definito questa mattina, e lo voglio dire tranquillamente anche qua, votata ob torto collo, come si usa dire in latino. L'Assemblea Capitolina ha chiaramente dato degli indirizzi interessanti, importanti, appunto nel deliberato al punto 3, degli indirizzi precisi. Che chiaramente sono l'Assemblea Capitolina li dà alla Giunta e agli uffici, no? Ai dipartimenti. Quindi io mi interrogavo questa mattina su quanto è stato fatto rispetto a questa delibera votata, fatta votare in Assemblea Capitolina, e sarebbe interessante, lo chiedo quindi pubblicamente al Presidente Stefano, di fare una commissione, perché noi consiglieri non siamo solo chiamati a votare tante volte ob torto collo delle delibere, quindi a premere il bottoncino, ma è importante capire poi degli indirizzi dati, quanto è stato fatto. Io ricordo che questa delibera, ce l'ho davanti agli occhi, la sto scorrendo, è praticamente della seduta pubblica 18-21 ottobre 2019, quindi è passato più di un anno, e sarà interessante sapere e scoprire quanto di questa delibera è stata attuato. Ecco, io volevo dire questo. Chiaramente sui debiti fuori bilancio noi li stiamo votando perché capiamo che è importante per riconoscere appunto questi debiti fuori bilancio, anche per riportare un attimo non dico in paro perché è impossibile, ma un po' di ordine appunto nei conti della partecipata Roma metropolitane. Grazie, ho finito. Grazie a tutti.